perché viviamo in una parte d'Italia così piccola che forse il governo stesso ha abbandonato a se stessa, perché forse sperava che noi ce ne andassimo e abbandonassimo i nostri borghi, i nostri posti del cuore, le nostre case. Io personalmente dico che insieme a me ci sono tante persone che non vogliono abbandonarli, e oggi non sono presenti perché purtroppo ci fanno parlare nel mezzo della settimana quando la gente lavora, e io stessa ho dovuto chiudere il mio negozio, la mia attività per venire qui. E quindi se siamo pochi, come non ci aspettavamo forse, è proprio perché purtroppo ci danno questi piccoli spazi. Ma noi non penso siamo così dispiaciuti, perché tanto quello che dobbiamo dire lo diciamo. Il vecchio detto dice pochi e buoni, e soprattutto dalle Marche, che significa che la nostra terra trema, ma noi no. Noi non abbandoniamo niente, perché quello che ci aspetta di diritto, quello che paghiamo con le tasse, il governo ce lo deve restituire, perché non è possibile che andiamo avanti in Italia con il volontariato. Io personalmente ho fatto macchine di roba da portare a chi aveva bisogno, perché forse qui siamo ad Ancona, oggi è una bella giornata di sole, stiamo anche godendo del caldo della stagione invernale che finalmente ci sta abbandonando. Ma il problema è proprio questo, che a 40 km dal capoluogo regionale ci sono state persone che hanno dovuto acquistare di propria tasca moduli abitativi, come purtroppo roulotte o camper, e sono stati una settimana, ve lo giuro, perché l'ho fotografati e li conosco perché sono anche miei clienti, sposi che ho fotografato a settembre dopo il terremoto di Amatrice, già stavano in difficoltà e poi hanno avuto casa dilaniata dopo il sisma di ottobre, che mi hanno chiesto in ginocchio di aiutarli, perché sono stati una settimana senza luce e acqua, con bambini piccoli, con 2 metri di neve. E si parla di Bolognola, gente, Bolognola è sopra Sarnano, e stavano morendo di freddo e fame, e lo Stato se ne è fregato. Vergogna!